KN delocalizzazione aziende, l'aula del Consiglio regionale dice no all'unanimità, approvata una proposta di risoluzione che sollecita un intervento normativo da parte del governo contro la delocalizzazione delle aziende. A Sinalunga, dal 2 ottobre, torna la Fiera alla Pieve 2021. La presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, il Consiglio regionale, vicino a tutta la tradizione delle rievocazioni storiche e delle fiere storiche. L'Aula si è espressa con un sì unanime sulla proposta di risoluzione, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro la delocalizzazione delle aziende, dopo la vicenda che ha visto coinvolta l'azienda GKN di Campi Bisenzio. La procedura di licenziamento collettivo alla GKN ha difatti interessato 355 operai, 67 impiegati, 16 quadri e 4 dirigenti, per un totale di 422 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, e ha comportato di conseguenza la cessazione delle attività di una realtà industriale che affonda le sue radici nella storia fiorentina e che non presentava segnali di crisi. Io ritengo che la GKM ha già preso un bel ceffone, quello di essere valutata per una condotta antisindacale. Dicevano gli antichi latini, errare umano est, ma perseverare diabolico. Io l'auspicio che faccio a Melrose è che non perseveri, perché lo sbaglio l'hanno già fatto nelle procedure e nel metodo oggettivamente molto superficiale e arrogante con cui si sono posti dal primo momento, e a questo punto scendano sul tavolo, riprendano la produzione e sviluppino le procedure così come la normativa italiana richiede. Una proposta di risoluzione che ha trovato l'unanimità, che era una voce forte che ci veniva chiesta prima di tutto dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiamo incontrato con il Presidente del Consiglio e la Commissione qualche giorno fa, ed abbiamo, come dire, sentito forte la responsabilità di questo atto che ci vedesse tutti insieme combattere dalla stessa parte. Il mio è un ringraziamento a tutte le forze politiche, tutte quante, ovviamente al Presidente del Consiglio e a tutti coloro che hanno condiviso questo documento, oltre agli uffici. L'abbiamo fatto in tempi rapidi ed è parte di un percorso e di un impegno che ci siamo presi in quel momento con i lavoratori e con le lavoratrici. Quello che è accaduto lì a 500 lavoratori, perché con l'indotto si arriva fino a 500, con tutte le famiglie, è una cosa che dobbiamo scongiurare. Io l'ho chiamata scempio, l'ho chiamata una vergogna, l'abbiamo definita in una maniera inconcepibile. Ecco che la Regione Toscana, per quel che può, deve alzare la voce presso gli enti che possano fare qualcosa. Ovviamente la decisione del Tribunale di Firenze ci ha aiutati a prendere tempo, e quindi qui ringrazio la FIOM per il loro lavoro e per il loro impegno. Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengano revocati immediatamente i licenziamenti. Abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avvii il suo iter velocemente e anche in maniera efficace, quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni. E qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando, abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento. Nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina. È un impegno che abbiamo preso, il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti protagonisti fin dalla prima parte, come ufficio di presidenza, come capogruppi. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti, abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori, doveva essere la Toscana a difendere i lavoratori della Toscana, in questo caso di Campi, ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana, quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice, ma non è sufficiente. Noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori. Ci siamo uniti tutte quante le forze politiche mandando un messaggio molto chiaro.
Ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone, non ci sono colori, non ci sono distinzioni. Questa è una vicenda che ormai ha assunto un respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni, ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale. Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte di vicinanza. Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara, che naturalmente però deve partire da due logiche: da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni, però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali, oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico, ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro. Quindi noi sosteniamo questa battaglia, però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo, le imprese sul banco degli imputati, quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione e che meritano altrettanto di essere sostenute. Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione. E questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo nella soluzione, insomma, di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli della GKN, noi sottolineiamo due aspetti fondamentali. Il primo e che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'aula né fuori da quest'aula su ciò che è successo sulla GKN per domandarsi come in una società di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il ruolo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutto il, diciamo, la narrazione dell'Italia post pandemia. Dall'altro chiaramente, e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte, di mitigare, cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto, e questo è veramente chiaro ed è oggettivo, non si vada invece a fare il gioco contrario, cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentano appunto di facilitare gli investimenti in Regione Toscana. Confindustria Toscana in questo senso è stato abbastanza chiaro, siamo contenti che sia stato mitigato questo passaggio nel testo ed è quello su cui Fratelli d'Italia è disposto a giocare la partita insieme alle altre forze politiche. Il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori, perché hanno le idee molto chiare, spesso anche più chiare della stessa politica. Sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi, lo hanno vissuto sulla loro pelle e devo dire i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni, perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese, ma veramente del tessuto produttivo del territorio, che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali, vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio. I lavoratori GKN, della GKN ci stanno dando una grande lezione. È pronto a vestirsi a festa, offrendo il meglio delle sue eccellenze, il territorio della Val di Chiana e di Sinalunga, che dal 2 al 10 ottobre ospiterà la Fiera alla Pieve, manifestazione che da oltre 100 anni anima nei primi giorni di ottobre il sud della Toscana. La fiera è stata presentata mercoledì 29 settembre in Consiglio regionale, alla presenza della Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. È molto importante presentare qui, nel cuore della Regione Toscana, una fiera centenaria come la Fiera di Sinalunga, che partirà il prossimo sabato 2 ottobre, perché noi crediamo e siamo fortemente
convinti che nelle tradizioni materiali, nella cultura materiale dei nostri territori si esprima gran parte della nostra identità culturale. E, è sempre importante ricordarsi chi siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre qualità, i talenti del nostro territorio, le specificità, ma lo è ancora di più in un tempo come questo che ha sofferto, che ha dovuto rinunciare a tante belle tradizioni, anche questa della Fiera di Sinalunga che è stata sospesa per il Covid nel 2020, ma quest'anno ritroverà tutto il suo splendore e anche la gioia di vedersi in presenza e di poter insieme custodire questo patrimonio di tradizioni e di cultura materiale. Costano molto impegno alle amministrazioni comunali, per questo la Regione è vicina a tutta la tradizione delle rievocazioni storiche, delle fiere storiche e appunto di questi luoghi di conservazione e di cura, ma anche di pratica del futuro della cultura materiale dei territori. È un onore per la mia comunità, ugualmente è un onore essere qua in sala della Regione Toscana a poter presentare un'iniziativa che purtroppo l'anno scorso ha avuto uno stop dovuto al Covid. Quest'anno è l'anno della ripartenza, è una fiera cosiddetta, chiamata Pieve, la Fiera alla Pieve, perché proprio viene situata nella frazione bassa, insomma, di Sinalunga, insomma. È legata e ha radici religiose, perché è dedicata alla Madonna del Rosario, ma negli anni è sempre stata, e ripeto, è una fiera centenaria, il momento dove le economie locali e in particolar modo quelle più rurali, contadine e della mezzadria andavano in piazza a presentare, vendere e scambiare i propri prodotti. La Valdichiana è un territorio ricco di prodotti agricoli, perché insomma è una pianura fertile, nata dalle bonifiche, dalle ultime bonifiche nelle Leopoldine. Oggi è un territorio dove vengono fornite eccellenze a livello internazionale, basta pensare all'ortofrutta, all'aglione, al vino, all'olio, e a noi a Sinalunga in particolar modo ci interessa l'aspetto della chianina, insomma, quindi rilanciata in questi ultimi anni, la razza chianina forse è la razza al momento più blasonata a livello mondiale, insomma. È una razza bellissima, della sua tipologia forse è l'animale più grosso e più maestoso che c'è in circolazione. La fiera che andiamo a presentare, a rivisitare quest'anno, è una fiera che si pone nello scenario regionale come la fiera più grande della regione, raggiungendo quasi 500 banchi di esposizione. È una fiera che guarda sia al passato e alle tradizioni del passato, non vogliamo certo dimenticare questo aspetto qui che ci appartiene in maniera particolare, ma guarda soprattutto al futuro, a rimettere insieme quelle che sono le economie e le eccellenze di questo territorio. Abbiamo lavorato molto sul rilancio della fiera, in particolar modo sull'assetto turistico, facendo una grande promozione, e anche sull'aspetto culturale, dove abbiamo coinvolto moltissime associazioni del nostro territorio, associazioni che hanno dato la loro disponibilità per far rivivere durante i pomeriggi e tutte le serate dopo cena delle manifestazioni culturali, musicali, teatrali, per far sì che appunto la gente possa rivedere un momento di serenità, un momento di felicità, chiaramente tutto stando sulle regole imposte dalle normative Covid. Quindi abbiamo grandi ambizioni quest'anno, perché, ripeto, il coinvolgimento è stato molto importante, quindi auguro a tutti coloro che saranno presenti alla nostra fiera di partecipare e divertirsi.